Ciao ragazzi, andiamo a vedere il materiale che mi è arrivato oggi. Si tratta di 3, 1, 2, 1, 2 e 3 pacchetti da Amazon più uno da, ricevuto da Vinted. Quelli di Amazon sostanzialmente recuperi vari a basso costo. Poi comunque, piccola parentesi, andrò a registrare un video in cui vi racconterò quelle che sono le politiche che sostanzialmente ho adottato per allestire la mia collezione di un video, e quindi vi spiegherò insomma come cerco io le offerte e quali sono comunque i canali, i siti che utilizzo. Detto questo, allora procediamo con il primo arrivo appunto di Vinted. Tra l'altro non so esattamente cosa contenga il pacco effettivamente, perché ho due o tre cose che ancora devono arrivare da Vinted, quindi vediamo effettivamente quello che è arrivato oggi. Ok, allora, perfetto, come ultimamente spesso mi accade acquistando su Vinted, ottimo comunque in ballo. Ah, ho capito, questo effettivamente lo aspettavo. Ecco qua. Andiamo a vedere, ecco qui il DVD Amarei di venerdì 13, capitolo 7. E diciamo, sto cercando di recuperare un po' tutti i film della saga. Sono film di quasi tutti, diciamo, un po' costosi. Anche questo comunque l'ho recuperato su Vinted a un prezzo modico. Diciamo che per questa saga non mi voglio svenare. Adesso ho già poi in osservazione l'ottavo, che anche questo insomma riesco a recuperare senza spendere troppo. Poi sicuramente la difficoltà sarà nel nono capitolo, Jason va all'inferno, perché veramente viaggia a cifre pazzesche. Quindi o lo recupero magari in un mercatino, come mi è capitato altre volte, di avere la fortuna appunto di recuperare un fuori catalogo raro a basso costo. Ma sicuramente, ecco, non è, con tutto il dovuto rispetto per la saga, ma non è un film per cui andrò a spendere dei capitali. Se lo trovo effettivamente poi che mi capiterà a un buon prezzo, ben venga, altrimenti insomma attenderò magari una futura ristampa. Questo comunque è il settimo capitolo. Devo dire, anche questo DVD comunque in buone condizioni, anche dentro ha disco e la cartolina. E quindi è un bel recupero, perché effettivamente li sto recuperando poi consecutivamente, quindi ho in collezione tutti i capitoli sino al 6, così con questo siamo al 7, poi in attesa dell'ottavo capitolo. Allora andiamo, cominciamo ad aprire i pacchi di Amazon, così vediamo un po' che cosa contengono. Allora, qua abbiamo 3 DVD. Allora, ok, sì, ho capito effettivamente di che materiale si tratta. Allora, questo film, che mi sembra veramente molto carino, sono film che sostanzialmente non ho visto, però io, come ho già detto in precedenza, cerco sempre comunque di documentarmi. Non è che un titolo appena a basso costo, a prescindere, lo vado ad acquistare. Ecco, non sono un accumulatore seriale, anche se effettivamente ho tantissimi film ancora anche da vedere, però cerco sempre film comunque interessanti. Di questo, tra l'altro, avevo letto una recensione e non mi sembra per niente male. È uno di quei film drammatici che sostanzialmente apprezzo. E poi, ecco, questo era un titolo che avevo addirittura in lista, Tramonto. Anche questo è un film che non sembra per nulla male, è uscito un po' di tempo fa. Ho atteso effettivamente un abbassamento di prezzo per acquistarlo, perché infatti poi alla fine anche questo l'ho pagato, mi pare, 4,70 euro. Quindi, ma tutti questi DVD che vi faccio vedere adesso da Amazon, li ho acquistati a una cifra tra i 4 e i 5 euro comunque, quindi insomma tutti a ottimo prezzo. Anche questo sembra un bel film storico. Anche di questo avevo letto una recensione, e sicuramente insomma non deve essere per nulla male. Anche questo è un altro film che ho preso. Questo un po' a scatola chiusa, devo dire. Mi sono letto una recensione, un po' la trama, quando l'ho visto. Vedremo com'è. C'è Jesse Eisenberg, che è un attore che normalmente apprezzo sempre, e per cui vediamo come sarà. E non mi sembra comunque anche questo male, uno di quei film che comunque da serata si guardano volentieri. Operazione Hummingbird,
è tutto peso a un filo. È una questione, so che parla comunque di una questione legata a una fibra ottica, però poi la chiave del film è essere thriller, quindi deve succedere insomma qualcosa che genera una sorta di suspense. Allora, apriamo poi il secondo e penultimo pacchetto della giornata. Anche qui tre, altri tre film. Io poi non ricordo mai sempre il numero preciso delle cose che ordino. Allora, questo in realtà è un film che mi mancava, era una grossa lacuna della mia collezione. Orwell 1984, film veramente bellissimo. Questo non l'ho preso proprio a due soldi, però comunque era calato di qualche euro. Ero convinto tra l'altro di avercelo in collezione. Poi mi sono accorto che effettivamente mi mancava e assolutamente era un film che dovevo recuperare. È calato un po' rispetto ai 15 euro più o meno al prezzo cui era proposto, l'ho pagato sugli 11-12 euro. Vabbè, comunque insomma per questo film ne vale assolutamente la pena. È un ottimo film. Che sicuramente consiglio, veramente un cult, ma tantissimi di voi sicuramente lo conosceranno. E poi anche questo film, La piccola Lola, sempre un film drammatico che anche questo diciamo non mi sembra male. Film che non conoscevo, però poi appunto mi sono sempre andato a leggere un po' la trama, trailer e quant'altro e effettivamente mi sembra insomma un bel recupero, film che guardo sempre volentieri. Come ho già detto, il genere drammatico è il mio genere preferito ed effettivamente, come vediamo anche da questi film che bene o male sto proponendo, insomma, il genere drammatico è sempre molto molto presente. Poi, allora, Adam, anche questo film mi sembra una storia comunque interessante, con Aaron Paul, l'attore che abbiamo conosciuto tutti attraverso il personaggio di Jesse in Breaking Bad. Anche questo film drammatico, so che lui sostanzialmente finisce poi per un incidente, credo, in sedia a rotelle. Anche questo ho visto un po' il trailer, un po' leggendo la trama, non mi sembra effettivamente male. Quindi uno di quei film che guardo sempre volentieri, insomma, come ho già detto. Poi l'ultimo pacchetto, andiamo a vedere che cosa contiene. Ah, ok. Questo non ricordavo che dovesse arrivare oggi, questo non è un recupero ma è una nuova uscita, è Indiana Jones e il quadrante del destino, quindi il quinto e presumibilmente ultimo capitolo di Indiana Jones, almeno ultimo capitolo dovrebbe essere con Harrison Ford. Prezzo di edizione Steelbook, e poi tra l'altro degli altri precedenti quattro capitoli avevo acquistato il cofanetto, quello che contiene le quattro Steelbook e allora ho acquistato poi anche il quinto in steelbook. Poi di Indiana Jones sono uscite anche le varie steelbook singole che sono differenti da quelle del cofanetto che poi prima o poi vi farò vedere e comunque insomma è un film importante, di conseguenza non ho grossissime aspettative su questo film, comunque non l'ho ancora visto, nessuno di questi film a parte Orwell 1984 sono tutti film che devo vedere e quindi anche questo insomma si va ad aggiungere poi alla mia collezione. Comunque Indiana Jones è sempre un pezzo che in una cineteca ci sta, ecco, a prescindere che la qualità del film, diciamo così, i fasti dei precedenti di Indiana Jones ovviamente sono storia del cinema passata, però comunque alla fine Indiana Jones si guarda sempre volentieri. Con questo direi che possiamo concludere questo video acquisti. Se il video vi è piaciuto mettete un like e se vi interessano edizioni o un video comunque argomenti inerenti al cinema, seguite il mio canale perché cercherò sempre di portare qualche contenuto interessante. Con questo vi saluto e ci vediamo al mio prossimo video.